Alla sedicesima edizione del forum MyCT Security diamo il benvenuto a Michelangelo Uberti Marketing Analysis per Partech. Benvenuto grazie. Durante il suo intervento parlerà di Contextual Security Intelligence. Cosa si intende con questa terminologia? E perché ritiene sia la nuova frontiera dell'IT Security? Allora, col termine Contextual Security Intelligence si intende una tecnica che poi di fatto si traduce in strumenti per andare a proteggere gli asset aziendali mediante l'analisi di uno o più eventi all'interno di un contesto ben preciso. Proviamo a fare un esempio concreto, anche banale, che possa aiutare a capire cosa si intende. Prendiamo il classico caso del cambio password non riuscito. Se questo viene eseguito da un dipendente, durante, magari in un turnista, durante l'orario lavorativo e a fronte della scadenza semestrale della password, è di fatto un, un evento trascurabile, insignificante. Capita a tutti noi di sbagliare magari nel tentativo di cambiare la password. Se lo stesso evento capita alle 3 di domenica mattina, magari da un client diverso da quello abituale che usa l'utente, potrebbe rappresentare un segnale d'allarme. È in questo caso che il contesto diventa essenziale per poter distinguere tra una miriade di eventi trascurabili, non significativi, e quelli che invece meritano un'indagine, perché potrebbero rappresentare un campanello d'allarme per, ehm, per un tentativo di attacco, magari in corso. Eh, ad oggi praticamente siamo in un'epoca in cui il target degli attacchi non sono più i sistemi, ma sono tipicamente gli utenti, ed è fondamentale quindi andare ad affiancare alle metodologie, agli strumenti tradizionali, un qualcosa di nuovo che riesca a imparare il comportamento degli utenti per poter eh, offrire un grado di conoscenza e sicurezza maggiore. Quali sono i motivi che hanno spinto Partech a proporre sul mercato italiano le soluzioni di Balabit Security? La pubblicazione della normativa sul, sulla privacy e di tutte le, le regolamentazioni per il monitoraggio degli amministratori IT ha gettato praticamente le basi per la diffusione di, una, di un numero abbastanza elevato di tecnologie per la log collection e la privileged activity monitoring. In, in quell'epoca, Balabit era un'azienda molto piccola che però forniva soluzioni altamente tecnologiche e ehm, molto personalizzabili. Eh, questo era perfettamente coerente con la nostra filosofia aziendale. Il nostro team all'epoca era reduce dalla realizzazione delle prime infrastrutture di posta elettronica certificata e infrastruttura a chiave pubblica basate su tecnologie open source. Eh, perciò ci buttammo a capofitto nell'acquisizione uh, nell delle competenze tecniche, organizzative e normative e aiutammo i principali provider italiani a uh, rispettare a soddisfare i numerosi requisiti del garante e contestualmente innalzare il livello di sicurezza della loro, delle loro piattaforme di erogazione dei servizi. Nell'esperienza di parte, quali sono le regole che un'azienda dovrebbe rispettare per proteggere i propri asset aziendali? Ah, noi siamo convinti che non esista una ricetta perfetta, eh, in genere schivo tutte le persone che la propongono, però siamo sicuri che ci sono almeno 5 regole che un'azienda dovrebbe rispettare per limitare i danni sia in termini numerici che come entità del singolo danno. Eh, inizierei col parlare di, una, di avere una soluzione integrata di unified threat management. Questo perché siamo convinti che il mito che è stratificare soluzioni di vendor diversi e tecnologie del tutto diverse non, non sia eh, la soluzione giusta per innalzare il livello di sicurezza. È necessario avere delle, degli strumenti meno complessi, più facilmente gestibili, ammaestrabili dai tecnici che eh, offrano un una panoramica completa della sicurezza dell'infrastruttura. Il secondo punto riguarda il rispetto della normativa vigente. Molti questa cosa la vivono soltanto come un, un obbligo amministrativo, burocratico, dal quale non si può scappare, ma in realtà la normativa, oltre a contenere a volte eh, delle, delle regole di buonsenso, di banale buonsenso, eh, offre anche una serie di soluzioni, impone anche una serie di regole per eh, tutelare i propri dati e i dati degli utenti. Come terzo punto, visto che si parla di dati degli utenti, mi verrebbe da dire l'encryption, perché di fatto eh, dobbiamo proteggere il dato a prescindere che risieda all'interno del perimetro dell'azienda o esca da, da questo perimetro, quindi dobbiamo proteggerlo sempre e comunque. Soprattutto al giorno d'oggi, in cui leggiamo ogni mattina sui giornali degli attacchi di sicurezza perpetrati eh, a ehm, delle aziende, eh, tipo anche PayPal e quant'altro, dove vengono rubati che ne dati di ogni tipo, quindi bisogna stare attenti. E come quarto punto la, parlerei della protezione dei eh, dispositivi mobili perché, come dicevo, il perimetro del, della, degli asset aziendali si è allargato enormemente e i dispositivi, per loro natura, possono essere persi, rubati, lasciati incustoditi e possono diventare un cavallo di troia che consentono a un malintenzionato di accedere non solo ai sistemi ma anche ai dati dell'azienda. E quindi magari ci si preoccupa tanto di proteggere le postazioni di lavoro che sono statiche stanno all'interno delle mura dell'azienda e poi i dispositivi vengono abbandonati. Come ultimo punto, l'adozione di una metodologia, di una best practice, magari uno standard internazionale come l'ISO 9001 o la 27001 che servono per proteggere i dati, l'azienda per definire anche come gestire gli incidenti di sicurezza. Certo, all'inizio l'adozione di queste metodologie può essere un po' Un po' in salita, ma i benefici possono essere eh, rilevati già nel medio periodo. La nostra azienda ha, dispone delle competenze tecniche organizzative e normative per riuscire a supportare il, il mercato italiano nella, nel soddisfacimento di queste regole di cui vi ho parlato. Grazie. Grazie a voi.